Un matto! Ha incontrato nella foresta un matto. Un bel matto. Un matto variegato. Ah, mondo miserabile! Vi giuro che quanto è vero che io vivo mangiando. Ho visto un matto. Era sdraiato al sole e imprecava contro la fortuna in buoni termini. In parole acconce, malgrado fosse un matto variegato. Buongiorno, matto, dico. E lui? Signore, non mi chiamate matto finché il cielo non m'abbia fatto aver la mia fortuna. E lì per lì tira fuori dalla tasca un orologio e, gettatevi sopra alcune pigre e quasi spente occhiate, dice con ragguardevole saggezza: ora sono le 10. Ecco, così noi possiamo osservare come procede questo nostro mondo. Erano le 9 appena poco fa e saranno le 11 fra un'ora. E così d'ora in ora noi mortali veniamo maturando. Maturando. E d'ora in ora poi ci corrompiamo, infradiciamo e la storia s'allunga. A sentire quel matto variopinto sentenziare così sul nostro tempo, i miei polmoni, come canta chiaro, hanno cominciato a far chicchirichì al pensiero che i matti son capaci di siffatte profonde riflessioni. E son sbottato a ridere, ma a ridere senza smettere mai, per tutta un'ora, misurata sopra quel suo orologio. Oh degno matto, oh nobile buffone! La variopinta divisa del matto è veramente l'unica divisa che gli uomini dovrebbero indossare. Oh, un degno matto. Uno che ha fatto anche il cortigiano al tempo suo e dice che le dame, se son belle e giovani, lo sanno di esserlo e che nel suo cervello, secco come un avanzo di galletta dopo un viaggio, si trovano stipati tanti curiosi angiolini affollati da pensieri che gli fa saltare fuori un po' alla volta e in modo scombinato. Vorrei essere pur io un matto. Portare indosso una livrea screziata è davvero la mia grande ambizione. E allora ne avrai una. È l'unico costume, francamente, che si conviene ad uno come me, sempre che voi riusciate a liberarvi dall'opinione radicata in voi e rigogliosa come una mala erba. Io sia un uomo saggio. Vestito di quel variegato arnese, mi gusterei la vera libertà, quella senza confine, come il vento, per mandare zaffate a chi mi piaccia. Perché è così che fanno tutti i matti. E coloro che più saranno feriti dagli strali della mia materia dovranno tanto più prenderla a ridere. E sapete perché dovranno farlo? È un perché piano, come la stradina che mena alla chiesuola del paese. Perché colui che il matto colpisce molto intelligentemente è costretto anche lui a fare il matto, e pur sentendone tutto il bruciore, finge di non aver sentito il colpo. E così questa sua matta saggezza è vivisezionata e messa a nudo dalle semplici occhiate maliziose che il matto svolge intorno, a destra e a manca. Ah, datemi la mia livrea da matto e datemi licenza di parlare e spiattellare tutto quel che penso. E v'assicuro che saprò ben io purgare il corpo marcio e purulento di questo nostro contagiato mondo, se la gente vorrà pazientemente ingurgitare la mia medicina.